Eccoci qua, ciao Luciano. Ciao Michele, ciao. Allora, io esco da una fine settimana dell'opposto del riposo, tu invece? No, io mi sono riposato. Hai riposato? Certo, Guarda che chi si riposa poi li licenziano. no, riposato, ma un po' studiavo, cioè il mio riposo coincide con Perché sennò poi approfondire un po' tocca andare anche a di cose. te a cercarti il navigator. No, infatti, no, ma noi siamo sempre allerta. Ma poi adesso trovano un sacco di lavoro a tutti, quindi diciamo non c'è Ah da sì, preoccuparsi. funziona. Insomma, ci sono risultati eclatanti, c'è il governo, il ministro Catalfo, l'ANPAL con il professor Parisi che hanno Che trovato. dice Mimmo? Ah, l'algoritmo fa miracoli. C'è questa grande Ma com'è cosa che cala che. il PIL e l'algoritmo fa miracoli? È perché sono stati il Navigator, il reddito di cittadinanza, ha creato 40.000 posti di lavoro, dice l'ANPAL, con il professor Ah Parisi, sì, che ci ma sono questi dai. dati elaborati, diciamo, nella cucina interna dell'ANPAL, che è questa agenzia statale che si occupa delle politiche del lavoro, che attraverso una sofisticata elaborazione statistica, incrociando tutta una serie di dati, insomma, ha dato questa notizia che è stata accolta, insomma, è stata in interviste, ha espresso questo dato, il blog delle stelle l'ha rilanciato, diciamo che È il questo per blog. caso? Allora, ecco, questo qui, sì, è una trasmissione televisiva, Agora l'ha rilanciato oggi, che grazie al reddito di cittadinanza hanno trovato lavoro Secondo tra me hanno pensionati. sentito un avvocato prima di fare sta slide. E dice che i Hai centri. notato? Perché? Perché suggeriscono la causalità ma non lo dicono. Quindi se tu li citi per. Ecco, questo è un perfetto esempio di come si fanno le fake news. Vedi, una delle cose che sto cercando di fare ultimamente è cercare di spiegare alla gente che i veri responsabili delle fake news sono i media ufficiali, più importanti sono. E da lì è tutta una cascata, per cui prendersela continuamente con la rete, con la sorapina che dichiara i miracoli dell'omeopatia. Sì, per carità, fa bello, è facile, però è ingiusto. Mentre, perché questa è una bufala, no? Questo Certo. suggerisce che il reddito di cittadinanza abbia creato 39.760 posti di lavoro tra aprile l'anno scorso e gennaio di quest'anno. Mentre noi sappiamo per certo che non è vero. Non è vero. No, ma ti dico di più perché questa è la cosa che qui lo dicono, vedi, se vedi sopra, lo dice in maniera più esplicita. Fino ad ora i centri per l'impiego hanno trovato lavoro a 3.960. Vedi, quello è proprio quello. Ecco, signori di Agorà, programma televisivo che ha fatto veramente una brutta fine, tanto. E credo di sapere anche perché, perché fra chi fa Agorà c'è una buona fetta della gente che faceva la gabbia. Non lo so, questo non lo so, però sono stati sicuramente indotti da come l'ANPAL ha presentato i dati, perché ANPAL, quando ha presentato i dati, ha fatto capire chiaramente questa cosa, non dicendolo Non metto in dubbio che esplicitamente. la macchina di propaganda della Casaleggio, pagata dallo Stato italiano con i professori del Mississippi. Racconti queste bugie, sto solo dicendo che. Vedi, ad esempio, il ministro Catalfo, il ministro del lavoro, vedi come è stata molto più ambigua, ma diciamo suggerisce la stessa cosa. Lei ha twittato presentando i dati di ANPAL. Oggi ci arriva una bellissima notizia su uno dei temi che stanno più a cuore agli italiani. Quasi 40.000 persone che ricevono il reddito di cittadinanza hanno trovato un lavoro. No? Possiamo spiegare perché è una sciocchezza, una palla clamorosa questa. Perché insomma siamo andati a vedere Direi di oggi sì, no, cosa dici? sì, io l'avevo scritto oggi insomma, sul foglio, avevamo visto, ho detto, è girato la tabella, diciamo, dell'ANPAL dove mostra questi dati e insomma la correlazione che fa ANPAL dice che tra le 900.000 persone che Allora, percepiscono. aspetta, va, che mi sono preparato. Adesso leggiamo assieme questo stupendo documento. Propaganda di regime. Eccolo qua. Ecco qua. Vedi, Allora. sono attenti loro all'ANPAL, c'hanno l'avvocato. Vedi? Non dicono che sono stati, dicono, fra i beneficiari dell'RDC che hanno trovato un rapporto di lavoro, ce ne sono 39.760. Che
che hanno preso lavoro 11.000 in più rispetto al 31 dicembre. Quindi tanto per cominciare, qui sto 39.60 è tutto il totale. Secondo tutto loro, per il 10 dicembre, il 10 febbraio, in due mesi, avrebbero trovato lavoro, vogliono suggerire, 11.000 persone. Vorrei specificare che 11.000 persone, cioè 5.500 al mese, ok? In un paese dove l'occupazione è 23 milioni di persone, è uno sputo all'oceano, statisticamente parlando. Tanto cerchiamo di capirci. Certo. Quindi, anche se questa balla fosse una verità, sarebbe una verità ridicola. Vabbè, e il professor Parisi, suppongo, lo sappia. Un tasso naturale di avvicendamenti, di sostituzioni. Esatto, ma naturale, subnaturale. Nel senso che adesso vado a vedere, ma vediamo... In una occupazione, facciamo un numero per difetto, in una forza, in un totale di occupati di 20 milioni, ogni anno un 10% cambia naturalmente lavoro a naso. Ok? Che vuol dire che ogni anno si creano e si distruggono per riciclo di passaggio da un lavoro all'altro un paio di milioni di posti di lavoro almeno, che vuol dire poco meno di 200.000 al mese. Quindi se tutto quello che tu contribuisci a questo flusso è 5.000, vuol dire che non conti niente. Sono sicuro, guarda, peccato che se no le facciamo sempre lavoro, non c'è tempo. Adesso, finché tu descrivi, provo un attimo, vado sul sito di Humana. Stiamo improvvisando ovviamente. Noi abbiamo, se no, improvvisiamo sempre, vado sul sito di Humana e provo a vedere. Però, fai una cosa, se mi fai condividere a me, così io posso scorrere intanto. Bravissimo, bravissimo, te l'ho dato. Allora, vediamo. Perché, che cosa... Stavo condividendo, vero? Sì? Sì, sì, sì. Allora, adesso, so se si vede, adesso, ok. Sì, si vede. Riesci a mettere un po' più grande, forse chi ci segue lo vede meglio. Aumenta il PDF. 200, ecco qua. Ok. Allora, qual è il dato? Ci dice che 39.000, diciamo 40.000 di persone che dopo aver fatto, dopo l'approvazione della domanda, hanno trovato lavoro. Questo dopo non ha alcun nesso di causalità. Molte avrebbero potuto trovare lavoro anche dopo aver fatto il segno della croce o dopo aver, non lo so, preso un autobus. Non ha alcun, non ha alcun significato il dopo. Cioè, dopo, quindi, tante cose accadono dopo qualcos'altro. Il tema è che quanti sono, cioè questa platea di 40.000 sono su 900.000, no? I beneficiari, 900.000 iscritti. 900.000 che sono i beneficiari che prendono il reddito di cittadinanza. Su questa platea di 900.000 loro hanno tirato fuori questo numero di 40.000. Cioè arrivano le comunicazioni obbligatorie dell'INPS che registrano i nuovi posti di lavoro, le comunicazioni dei nuovi contratti e loro hanno semplicemente estratto, diciamo, tra questi 900.000 quanti tra le comunicazioni obbligatorie dell'INPS quanti sono in questo insieme di 900.000 e risulta 40.000. Ora, quante però hanno trovato lavoro grazie ai centri per l'impiego? E qui la questione è diversa, perché di questi 900.000 sono stati convocati i beneficiari convocati dai centri per l'impiego sono stati il 58% e già un 40% di 40.000, diciamo di questa platea già i centri per l'impiego non l'hanno neppure incrociato in vita sua. Di questi 58% però si sono presentati il 75% del 58%, cioè 396.000. 396.000 che rispetto sarà un 40% a occhio di questi 900.000. Okay. Che si sono presentati a un colloquio, a dire piacere, come ti chiami, cosa fai, che lavorare. Quindi diciamo, quindi un 60% non è mai andato nei centri per l'impiego di tutta questa grande platea. Poi c'è una parte di persone che sono state esonerate perché dovevano andare nei patti per l'inclusione, una parte perché non erano in regola con l'INPS. Di tutta questa platea, quanti hanno sottoscritto un patto di servizio, diciamo una specie di programma, di progettino, di cose da fare, il cosiddetto patto per il lavoro? Solo 262.000, quindi diciamo la quota scende sempre di più, diciamo, no? E questo è l'insieme, diciamo, di persone che ha lavorato i centri per l'impiego. Ma ancora qui non ci dice nulla, però, sui contratti di lavoro di questa parte intermediata, a quanti di questi è stato offerto un contratto di lavoro. L'unico dato che
esiste. Scusa, io non sono molto addentro alle normative esatte della reddito di cittadinanza. Mm. Questi che sono stati convocati ma non si sono presentati, perdono automaticamente o... In teoria sì, ci sono poi delle scadenze, dei termini, penso, entro cui devi presentarti, se in seconda convocazione o meno, però in teoria diciamo la sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale, se non sei abile al lavoro, o del patto per il lavoro, se poi deve essere inserito nel mercato del lavoro, è una condizione, diciamo, condizione necessaria per mantenere il sussidio. Tra l'altro gli occupati sono 25 milioni, ricordavo 23, invece sono 25, avevo ancora i numeri della crisi. Che abbiamo, diciamo, ancora meno su tutto questo, tanto per capirci, valore, un valore risibile. Un altro dato interessante era che di questi 40.000, diciamo, che lavoro hanno fatto i navigator? Perché i navigator, che sono l'invenzione del professore del Mississippi a Parigi, sono nell'attuale sistema, sono l'unica al momento innovazione che c'è rispetto al sistema precedente. Perché l'app del navigator non esiste, il software, la banca dati comune non esiste nulla. Diciamo, l'unico elemento che è cambiato rispetto a prima è che esistono questi 3.000 navigator. Quindi, per vedere se questa fase 2 ha un effetto, bisogna capire cosa di nuovo hanno aggiunto, che impatto hanno avuto i navigator. Si può dire che, siccome c'è una divisione anche per regioni, che però, ad esempio, da questo insieme dei 40.000, ad esempio, bisognerebbe escludere completamente la regione Campania, perché circa 4.600, adesso non trovo la tabella dove trovarla, vediamo. È in fondo, l'avevo guardata, l'hai passata. Ecco qui, vedi, 4.600 su circa 40.000, quindi più del 10%, ad esempio, di nuovi contratti di queste persone che percepivano la cittadinanza sono state in Campania. Ma in Campania, di sicuro, grazie a De Luca. Non esistono i navigator in Campania, non sono stati messi nei centri, quindi di qui di sicuro già non hanno avuto vai. Impatto. Per capire una cosa, c'hai in questa tabella il numero degli iscritti alla rete, il numero dei beneficiari di cittadinanza per regione, perché tu hai, aspetta, torna indietro, sì. Il numero che loro sostengono aver trovato lavoro, 4.625 su 39.000, quindi no, ben più, direi 11, quasi 12. 11-12%. L'ha trovato in Campania. Ecco, mi piacerebbe vedere qual è la percentuale in Campania di beneficiari del reddito di cittadinanza sul totale. È la Campania è alta, sono sicuro che è alta. È la più alta insieme alla Sicilia, mi pare, diciamo. Infatti anche la Sicilia fa 4.008 di quelli che hanno trovato lavoro, rapporto esatto, ma questo ci permetterebbe di vedere l'impatto dei navigatori. Ah certo, dove ci sono e dove non ci sono, puoi avere un impatto. Mi viene l'istinto del piccolo microeconometrico. Certo, abbiamo, come dire, nella realtà facciamo un diff in diff. Un caso, chi ci ascolta direbbe, Boldrini crede nell'econometica. No, però. Però stai facendo cose molto più sofisticate di estrarre dei numeri a caso come ha fatto AMPA, diciamo, è un'operazione molto più... E l'hai per caso? C'è per caso la tabella? O... Qui non so se c'è... A proposito, ho trovato anche conferma del flusso, sì, allora 25 milioni e secondo Istat i flussi in entrata e uscita sono superiori al 10% nelle imprese piccole, insomma in media viaggiano all'8%. Qui non c'è, dovremmo trovare sui dati dell'INPS i beneficiari per regione. Cerco, vai. Quindi questo 10%, la Campania già deve essere totalmente escluso perché qui i navigator non hanno fatto nulla, ma anche in tutte le altre regioni, i navigator fino a dicembre, siccome questi dati partono dall'inizio, da aprile, no? da quando è iniziato il reddito di cittadinanza, fino a dicembre i navigator o non c'erano prima o hanno fatto formazione, quindi non hanno avuto alcun impatto, quindi solo da dicembre in poi hanno iniziato ad accogliere le persone, a convocarle. Quindi andrebbe esclusi anche tutti questi contratti precedenti a dicembre. E c'è anche un altro dato interessante. Qui c'è il dato che dice del tempo, cioè che questi nuovi contratti si sono realizzati entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza, per il 7%, entro 90 giorni per il 18%. Quindi in tutte queste fasi sono antecedenti all'introduzione del navigator, quindi andrebbe esclusa anche tutta questa fascia di contratti.
E alla fine resta, insomma, resta veramente ben poco. L'unico dato sul lavoro dei navigator, in questo senso, a parte il numero di patti sottoscritti, è questo che ci viene dato qui, dove dice l'attività dei navigator. Hanno offerto ai beneficiari di reddito di cittadinanza presi in carico nei piani personalizzati 9.534 vacancies, cioè diciamo posti di lavoro, si può dire contratti, e opportunità formative barra orientative, di cui 2.500 nel mese di dicembre. Quindi il tetto massimo di offerte di lavoro passate in termini di navigator è massimo di 9.500, ma qui sono mescolate posti di lavoro e opportunità formative, cioè il navigator ha segnato, guarda, vai a fare un corso di formazione, darà idraulico. Ma chissà, forse non avevano i dati, forse Mimmo, perché non hai questi dati, cioè costa proprio tanto separare le due, insomma uno che fa il tuo lavoro sa. Però, siccome sono dati proprio dell'ANPAL, che solo loro possono avere, o non dividono posti di lavoro da corsi di formazione, mi sembrerebbe assurdo, o per far salire questo dato mescolano tutto, cioè sia posti di lavoro che corsi di formazione, che sono cose molto diverse, diciamo, perché il corso di formazione serve a trovare un lavoro, mentre il lavoro se l'hai già trovato, diciamo, è proprio un'altra cosa. Quindi, non so, vogliamo dividerla al 50%? Non lo so, ma a stare larghi, 5-6 mila al massimo sono state intermediate dai navigator. Ma anche qui ci dice che i navigator hanno offerto, però non sappiamo nulla sul risultato, se poi questa offerta si è concretizzata in un contratto che poi è stato firmato e sottoscritto. Cioè, non c'è, oggettivamente, in queste 8-9 pagine di ANPAL non c'è un dato che serva, diciamo, a comprendere qualcosa, no? Ed è, insomma, imbarazzante, perché Mimmo Parisi dice, insomma, ho letto sul sito dell'ANPAL che è professore di statistica nell'Università del Mississippi. Ora, se un professore di statistica fornisce dei dati in questo modo, come ho scritto sul foglio, o ha scarsa considerazione del suo lavoro, o c'è la scarsa considerazione degli interlocutori, che sono i cittadini italiani che poi gli pagano lo stipendio, perché immagina che buttare questi dati in pasto alle persone, diciamo, poi le persone li mangeranno comunque, o si berranno comunque questa roba, quindi vuol dire avere scarsa considerazione un po' della popolazione, degli elettori e dei media, no? Pensare che questa roba passi inosservata o venga accettata in questo modo. Insomma, il livello è davvero scadente. Non è solo un livello scadente, secondo me è un livello altissimo, nel senso che loro vogliono raccontare una bugia, e quindi, con rispetto all'intenzione di raccontare una bugia, il livello di sofisticazione alla Casaleggio è altissimo. Ci sono tutti i numeri e mancano tutti i numeri necessari, mancano le parole per chiarire il livello appropriato di ambiguità e contraffazione. Mi sembra un manuale della bufala di Stato. Sì. Ma posso anche dirti che sì, possiamo misurare l'impatto totale dei navigatori, secondo me, in circa 300 posti, perché andando a naso, no, siccome in Campania si sono creati 4.600 posti in quel periodo, e il numero di persone coinvolte dal reddito di cittadinanza è una platea di 180.000, ok? E mentre la platea siciliana è di circa 20.000 persone di meno, no? Sì. Allora, 20.000 persone di meno su 180.000 è un nono di meno. Quindi, senza navigatori, la Sicilia, se si fosse comportata come la Campania, avrebbe creato un nono di meno dei 4.625. Cos'è un nono? 6x9, 5x9, 45, circa 500. No? Facciamo 600, facciamo la grande, no? Facciamo la grande. Con i navigator in Sicilia? Con i navigator in Sicilia, quindi avrebbe creato 4.000 circa, un po' di più. I navigator in Sicilia hanno creato 4.800, quindi ho diviso per due prima. 800 posti. Okay. Direi che per la Sicilia sono... Per vedere pro capite per navigator, sono 429 navigator in Sicilia, mi pare, quindi due a testa. Sì, uno e tre quarti. Uno tre quarti e due a testa. Beh, che in 5 mesi mica male, allora vediamo. Quanto costa un navigator al mese?
Non lo so, 1.800 netti mi pare, non vorrei dire una cavolata, diciamo. Quindi 3.500 lordi per in un periodo che va da aprile a febbraio, quindi sono 10 mesi, giusto? Sì, anche se poi ho iniziato Sono dopo. 10, sono 35.000. Beh, spero vivamente che il valore aggiunto di questi posti, due posti extra creati, sia grande abbastanza, perché, beh, magari gli hanno trovato dei posti a Navigator. Darsi che siano gli stessi navigator, gli stessi posti navigator. Beh, perché in teoria potrebbe essere anche questo, perché se chi prima di fare la domanda da navigator aveva fatto la domanda da reddito di cittadinanza, gli era stata accettata la domanda e dopo ha passato la selezione ed è diventato navigator, Ah, hai fa visto? parte di quei 40.000. Potremmo fare la Perché, domanda al dottor beh, quanti? Mimo, Beh, il dato domani c'è. per WhatsApp, mi fai sapere quanti di quelli sono new navigators? Perché i dati ce l'avrà l'ANPAL, cioè quanti navigator avevano fatto domanda da reddito di cittadinanza. Ci sarà anche questo dato che può. Bisogna Ma il scremare. navigator, per essere assunto, deve essere intervistato da un senior navigator o un junior navigator. No, anche lì poi c'era stato tutto un tema perché bisognava formare navigator, ma non c'era un navigator che potesse formarli, quindi l'ANPAL ha dovuto fare un corso di formazione ai formatori dei navigator. Quindi c'erano prima i navigator dei navigator, cioè, quindi è stata proprio molto Però, complessa. chi fu il primo formatore? Questo, Da cascata, un po' come quella storia del fisico ironico con le tartarughe, che a me piace tanto. sì, Navigator Achille. all the way down. Ma sarà stato Parisi perché lui l'ha inventato i È un navigator. po' come il coronavirus, sono tutti a caccia della paziente zero, Il no? navigator zero, secondo me è Parisi Navigator perché è lui che l'ha inventato. zero. Sì. Beh, certo. E lui ha formato uno e ha dato come il motore primo motore immobile, ha dato il là e poi insomma è Okay, partita. che ha una musica stupenda. Beh, insomma, dai, non è male. Non è male. Un successo di propaganda unico. No, signori, noi stiamo un po' scherzando, però capite, questo è il governo della svolta o del cambiamento? Non so, questo se c'era Poi mi confondo ormai, quale. il governo del cambiamento, questo è stato il cambiamento del governo del cambiamento. Ma non avevano detto che facevano la svolta appunto per quello? O era Non quell'altro che faceva la svolta? si sa. Ma si vede che le cose funzionano così bene che non c'è bisogno di cambiarle, perché se ci sono questi risultati. Però a me, una cosa che sorprende, io leggevo, come dire, c'era anche Vergogna, mio Dio. dei libri interessanti che dicono come mentire con le statistiche, che con un certo livello di sofisticazione anche abbastanza si può fare in maniera un po' più pulita. Però in maniera così grossolana è davvero una delusione per uno statistico, secondo me. Cioè, Beh, sai, quello c'è, devono riportare delle cose, devo dire che è fatto abbastanza bene, infatti come tu mi hai fatto osservare, sono andato a verificare nel frattempo, nessuno, questo sarà l'ennesimo unico pezzo di media che dirà, cioè te fondamentalmente che l'hai notato, No, e anche non l'inchiesta lo ha io fatto. lo apprendo da te quando ci colleghiamo, Anche l'inchiesta l'ha scritto. anche l'inchiesta, ecco Sì. bene. Che mentre su tutte le televisioni, cioè su quello che guarda il 98% degli italiani, continueranno a dirsi nei bar, ma visto, adesso serve, ormai è passato un po' di tempo, visto quanti posti erano. Perché poi, ripeto, la cosa pazzesca è questa, capisci? Che 5, anche fossero veri, sono falsi, 5.000 posti di lavoro al mese, scusa, all'anno? No, al mese o all'anno? Questo è da aprile a febbraio. Vabbè, quasi un anno, cioè, metti che diventa, aumentiamo del 2 su 10, del 20%, no? Quindi viene anche bene. 6.000 posti di lavoro, un'agenzia che crea 6.000 di Stato così grande. Non sono riuscito a trovare i dati di Umana, guarda, adesso li cercherò, quando abbiamo finito di registrare, magari li mettiamo in appendice. Sono sicuro che Umana ne crea di più. Sono assolutamente certo. Ti immagini se Umana fa solo 6.000 posti di lavoro all'anno? Impossibile, no? Tutte le agenzie interinali, okay. Però come dire, è un po' così. C'è stato anche un altro dato che era stato sbandierato sempre dalla stessa propaganda del Movimento 5 Stelle, sempre il ministro Catalfo e anche il nuovo capo politico, il nuovo leader politico del Movimento 5 Stelle, che è Vito Crimi, che hanno detto la Commissione europea finalmente approva il reddito di cittadinanza.
dice che il reddito di cittadinanza fa crescere il PIL dello 0,1%. No, questo non l'ha detto Crimi, ha detto che fa crescere il PIL. Non ha detto E andando a vedere i dati, anche questo è veramente ridicolo come cosa, perché la Commissione europea non ha promosso il reddito di cittadinanza nella sua analisi, nelle previsioni di crescita, ha detto che l'Italia crescerà solo di 0,2 e di questo 0,2 o 1,01 è dovuta al reddito di cittadinanza. Il problema è che costa 0,4. Come dire, e siccome gli stessi parlavano di moltiplicatori che erano superiori a 1, non so se ricordi, certo, che sono fantastici moltiplicatori della spesa che tu spendi. Invece è uguale a 1/4. Insomma, poi molti dicono, no, ma il reddito di cittadinanza non deve creare PIL, e non deve creare felicità. Ma deve ridurre la povertà. Ma è un tema, io condivido. La povertà non si crea, non si riduce creando PIL, non capisci. La povertà si riduce solo trasferendo PIL da chi lo crea a chi non lo crea, in modo che così se ne crei complessivamente. Però dico, può essere povertà anche relativa. Guarda, la soluzione è la povertà relativa, ricordiamoci che qui il problema non è la povertà assoluta, è la povertà relativa. E la relativa è tutta definita in base al PIL medio, giusto? Certo. Beh, se tu abbassi il PIL medio, è fatto. Beh, certo, sì. Ma tu eredi. Ma infatti, nella preistoria la disuguaglianza era bassissima, diciamo. Come dire, Sì, erano tutti morti di fame, salvo il re che... Ma non contava statisticamente, perché come al solito era lì nella coda. Però, dico, uno può anche valere il principio che il reddito di cittadinanza è un costo, diciamo, sociale, serve per ridurre la povertà. E è anche giusto guardarlo così, io la penso in questo modo, cioè farsi carico delle persone. Tu davvero lo pensi così? Però, no, dico, il problema è che il governo l'ha propagandato in maniera diversa. È il governo che ha detto, cioè il 5 Stelle, che avrebbe fatto aumentare il PIL e avrebbe creato lavoro. E sono loro che continuano a fare propaganda spacciando risultati falsi. Quindi qua il tema ogni volta non è che chi segnala una balla che è il problema, forse che chi la dice, no? Poi uno può dire che il reddito di cittadinanza deve ridurre solo la povertà e non interessa l'impatto che deve avere sul PIL o sul lavoro. È un tema, però non è quello che dicono quelli che sono al governo, no? Insomma, questa è la... Io devo dire onestamente che tutta questa cosa è un'altra di quelle... Sai, ci sono delle componenti del Movimento 5 Stelle che mi hanno sempre affascinato, che venivano da Grillo, da Casaleggio, che forse non sono mai riuscito a capire se ci credevano o se era proprio anche quella una balla. Io ho conosciuto il Casaleggio Senior in un'occasione molti anni fa a Castelbrando, ci ho parlato un po'. C'aveva questa area di uno che non ti guardava negli occhi, che diceva cose strane, faceva il guru. Si riusciva a capire se era timido. Però la cosa che mi ricordo mi ha affascinato intellettualmente era: questo è un vero imbonitore che mente o a queste stronzate sulla tecnologia l'internet ci crede per davvero? Perché a volte mi è venuto da pensare che davvero questi ci abbiano creduto a questa favola che Grillo e loro sono andati raccontando a loro il popolo, no? Che loro erano il partito della tecnologia che avrebbe cambiato tutto, che attraverso queste magiche cose di internet avrebbero fatto la democrazia Rousseau, il lavoro da casa, fa tutta l'intelligenza artificiale, ci facciamo i vaccini magici, e adesso con un nuovo magico pezzo di software, una stronzata di quarta categoria fatta malissimamente da questo Mimmo Parisi, avremmo trovato il lavoro agli italiani, perché il problema del lavoro agli italiani era che c'era la matching function che non funzionava. E che non c'era l'app. Perché non, diciamo, c'era l'app. C'era l'app in match. No, perché in Italia c'era da decenni. C'era una fascinazione, perché tu pensi tutte le grandi app di successo negli ultimi anni, no? Airbnb, Lyft, Uber, eccetera, anche Amazon, sono delle matching app. Certo. Che sono strumenti per ridurre enormemente il costo informativo di trovare ciò che ti serve. E di transazione, no? E di fare la transazione, una volta trovato, di fare la transazione fra le due parti, di compravendita e acquisto di beni e servizi. E loro si sono inventati che il problema del mercato lavoro italiano era che in Italia non c'era l'app.
C'era da decenni milioni di imprenditori e lavoratori che giravano cercando, cioè non si trovavano mai, non si incontravano mai, e vagavano per tutto il paese. Le imprese cercavano i lavoratori cercavano le imprese, ma non si incrociavano mai. Fino a che tu metti un navigator con l'app e tutti finalmente incontrano l'anima gemella e, diciamo, e vissero felici e contenti. Hai ragione. Più o meno questa la... guarda che questa... E io davvero ti giuro, a tutt'oggi, mi chiedo se questi sono solo dei grandissimi truffatori, che li renderebbe più intelligenti, o degli imbecilli totali, che davvero credono a questo. Non lo so, diciamo, è un dilemma, come dire... E per me è un dilemma, perché a me piace capire sta roba qua. Cioè, la gente davvero ci crede quando dice che il problema era... Nel caso di Parisi non si propenderebbe, diciamo, non si è spinti verso l'imbecillità per il fatto che almeno inizialmente, poi non è andata, non sa come andrà a finire, la app da vendere all'Italia è quella che aveva sviluppato lui nella sua università. Diciamo, quindi si intravede, diciamo, una certa intelligenza nel voler vendere l'app a se stesso. Diciamo, però poi non è andata almeno al momento a finire. C'è una certa acutezza, sì. L'app a me stesso, vendo la mia app alla regione Lombardia, no? I servizi ferroviari. Lui no, però lui vende la sua app a se stesso con i soldi, diciamo, dello Stato, comprandola dal Mississippi, che, diciamo, è la regione Lombardia. Fa tutto in house. E quindi c'è una certa brillantezza. C'è un'acutezza, allora non ci resta che... Se l'ipotesi è uno con un coefficiente di intelligenza decente, con la capacità di capire che il passaggio di moneta dalla mano destra alla mano sinistra le mantiene nelle stesse tasche, per persone che non soffrono di profondi problemi di artrite, arrivare con la mano destra alla tasca sinistra può essere complicato. Non ci resta che inferire, però la nostra è un'affermazione probabilistica e nessuno lo prenda come un'accusa, che probabilmente qui qualcuno fa il fuoco. A me sa che mi ricorda la vendetta di Decio Cavallo. Tu non ricordi? No, questo è un pezzo di saggezza, dai, finiamo con un pezzo di saggezza. Non ricordi chi è Decio Cavallo? Decio Cavallo è l'italo-americano a cui Totò, in Totò Truffa, vendette la Fontana di Trevi. Ti ricordi il famoso... E qui c'è la vendetta, cioè c'è l'italo... Si chiamava Decio Cavallo. Decio Cavallo. Qui c'è la vendetta, cioè c'è l'italo-americano che ritorna e vende la Fontana di Trevi al napoletano, che è Di Maio in questo caso, che era la parte... Quindi c'è, diciamo, si è ribaltata la storia ed è, diciamo, un grande pezzo di commedia all'italiana anche questo, diciamo, fa molto, molto divertente. Però Di Maio, più furbo di tutti, ce l'ha venduta a noi, perché l'età... Certo, perché... Certo, sì. Quindi... è passato a fare ministero degli esteri. Mi dicono che parla inglese adesso. Dice, non dice più virus all'italiano, dice virus. Virus. 5G, no, 5G. Sì. Oh, no. C'è un virus. Io imparo sempre tantissime cose da te, tutti i lunedì. Ecco, vabbè. Martedì, vabbè. Uno dei due primi giorni della settimana imparo. Vabbè. Bene, signori, abbiamo. Questa è così come si smonta la piccola smontatura di Bufala. Ci auguriamo che su Corriere della Sera, la prossima puntata di Agorà, quegli altri, come si chiama, Omnibus, eccetera, facciano notare. Non serve che chiamiate uno di noi, o meglio Luciano. Perché poi Luciano... Posso una cosa, diciamo, spezzo una lancia a favore dei colleghi, dei giornalisti, perché molti spesso, soprattutto nelle trasmissioni quotidiane, ti trovi ad affrontare tanti temi. E c'è anche una cosa istintiva che anche un giornalista delle fonti tende a fidarsi delle agenzie pubbliche che sono l'ANPAL o l'INPS, perché non sono fonti dei partiti politici. E quindi c'è anche in buona fede possono essere ingannati. C'è un tema grave che se le agenzie pubbliche, che per Costituzione sono obbligate a trasparenza, imparzialità e terzietà, si mettono a fare propaganda per i partiti. Che vuol dire che i cittadini, i media, così, non possono fidarsi dei dati delle agenzie pubbliche, che sono terze, cioè dovrebbero essere imparziali, non devono fare, non sono agenzie di propaganda politica. E questo è un problema che inquina, diciamo, il dibattito pubblico e l'informazione, ecco. Non so se condividi.
La seconda parte la condivido completamente. Sull'altra ti ho promesso che ti davo la parola di chiusura, quindi questa difesa d'ufficio dei tuoi colleghi. No, beh, che è, diciamo... la lascio. Se sono così letterati da non capire, da non avere idea di come oggi si nominano i responsabili delle agenzie indipendenti, e se pensano che le agenzie indipendenti vendano oro colato, io gli consiglierei un altro lavoro, ma... Dico, è un elemento, come dire, se fosse la fonte del partito magari ci avrebbe fatto più attenzione. Ti arriva i dati, può essere dati di Banca d'Italia, dati dell'INPS, dati, e uno tende forse a essere meno vigile perché presupponi che siano dati più imparziali, oggettivi, fatti secondo un metodo più corretto. Dico, forse si abbassa un po' la guardia, cioè in questo senso. Sono d'accordo, non devono essere tutti malfidenti come me, che per natura che persino se il foglio pubblica le cose. Ecco. Mi fido, infatti ogni tanto. Controlli. Ma è giusto controllare tutti, controllare sempre. Esattamente, come... Dov'è che l'abbiamo detto l'altro giorno? Mai catechismo, era con Renzi, mai catechismo. Mettere sempre tutto in discussione, era con Gerardo. Senti, carissimo. Dai, a presto. Ci un abbraccio, ti ringrazio. Ciao, ciao. Buonasera. Ciao, ciao, ciao.